Alzheimer a Catanzaro, il comune ha aperto le porte alle persone con demenze per una giornata in collaborazione con l'associazione Ragi. L'occasione, il saluto di amici e colleghi ad un ex dipendente malato di Alzheimer. Ilaria Raffaele. Circondato dall'affetto degli ex colleghi, il signor Giorgio Leone era un dipendente comunale a Catanzaro. L'Alzheimer gli ha impedito di lavorare, ma non di vivere. È il messaggio forse più importante di questa giornata, voluta dall'assessorato comunale alle politiche sociali e dal centro Raggi, perché pur nella malattia è vita ogni giorno, come recita lo slogan dell'iniziativa, una vita piena per non ghettizzare i malati di demenza e che fa parte della cura. Insieme ai queste persone hanno tutto il diritto di vivere il sociale, tutto il diritto di vivere la loro vita in una relazione possibile, una relazione fatta, come avete visto questa mattina, fatta di affetti, fatto di pianti, fatte di emozioni, fatte di gente che si prendono cura di loro. L'obiettivo è non lasciare soli né i pazienti né le loro famiglie, per questo però servono fondi, una battaglia continua che a Catanzaro può festeggiare un piccolo successo. Ovviamente abbiamo necessità di incrementare decisamente questi fondi rispetto a quello che c'era stato stanziato dalla Regione. Siamo riusciti a incrementare il fondo di 75.000 euro, per cui stiamo lavorando assiduamente. Una festa, quella dedicata a Giorgio Leone, a cui ha partecipato anche il giocatore di pallanuoto Amauris Perez, un grande supporto all'associazione Raggi, il suo. Perché no, rimane quello che fai in TV? No, assolutamente no. Rimane questo. A me fa la differenza questo. Ecco perché ti dico che ringrazio, perché me ne fa la differenza. Stare qua, collaborare con voi e attraverso le mie medaglie regalarle a voi.